pensata per essere vissuta a 360 gradi, perfetta per la famiglia, il tempo libero e il lavoro. Questa è stata l'invenzione di Citroën nel 1996. Oggi Berlingo aggiunge nuovi contenuti e soluzioni geniali nel più puro spirito Creative Technology del marchio del Double Chevron. Era il 1996 quando Citroën rivoluzionò il segmento delle furgonette, introducendo elementi da monovolume, quindi non separando più lo spazio anteriore riservato ai passeggeri dal vano di carico. Così è nata la nuova Berlingo, un grande successo di pubblico, una vettura che ha introdotto elementi automobilistici nel segmento appunto delle multispazio, risultando una vettura perfetta per il tempo libero, per la famiglia, per lo sport e per il lavoro. Oggi Berlingo si rinnova puntando ancora più forte su quelli che già erano i suoi punti di forza, quindi un'immagine simpatica automobilistica, una calandra completamente rinnovata. Gli spazi sono sempre da primato per la categoria, ma vengono resi ancora più accessibili grazie a delle soluzioni geniali come la cappelliera stile aeronautico, i vani portoggetti, 60 litri di vani portoggetti dove stipare ogni genere di oggetto che richiede la famiglia, lo sport, il tempo libero, una grande ergonomia, l'unotto posteriore apribile separatamente, tecnologie a livello da berlina di segmento C, comfort ed un comfort di guida davvero automobilistico. Andiamo a scoprirle insieme. Berlingo effettivamente oggi si rinnova, si aggiorna secondo tre caratteristiche principali. Innanzitutto il design, un nuovo frontale più espressivo, con una nuova calandra con gli chevron allargati, nuovi fari a LED sottili, caratteristiche del nostro marchio, e poi si aggiorna soprattutto nella tecnologia, sia come una tecnologia utile, semplice da utilizzare, mai fine a se stessa, mai come esibizione. Quindi una vettura che è dotata per esempio di uno schermo da 7 pollici touch, che racchiude tutte le funzioni riguardanti il telefono, la navigazione, la radio e tutti i comandi e i settaggi della vettura stessa, ma poi anche funzioni come l'Hill Assist, quindi l'aiuto alla partenza in salita, l'Active City Brake, quindi la frenata automatica al di sotto dei 30 km all'ora, oppure ancora la telecamera di retromarcia e i sensori di parcheggio anteriori. Tutte funzioni molto comode per chi utilizza la vettura e per chi sta a bordo. E poi chiaramente una tecnologia che si applica anche alle nuove motorizzazioni, una nuova famiglia di motori diesel denominate Blue HDI, tutte in linea già con l'Euro 6, con potenze da 75, 100 e 120 cavalli, dotate di cambio manuale o cambio automatico ETG 6. Il nostro test drive si è svolto sulle strade della Romagna e ci ha portato a Cervia, dove addirittura Citroën ha allestito uno stabilimento balneare, che incarna perfettamente il DNA del marchio, perché c'è uno spazio dedicato ai bambini, alla famiglia, sport, raffinatezza, tempo libero, e Berlingo è appunto la vettura ideale per effettuare questo tipo di experience. Noi su strada abbiamo apprezzato il grande comfort, la silenziosità sicuramente incrementata rispetto al modello precedente, gli interni che sono ora più piacevoli, più raffinati, i tessuti sempre robusti, pratici, ma molto più gradevoli al tatto e alla vista. Ma lasciamo che le immagini parlino da solo per quanto riguarda lo spazio. È davvero una vettura dalle soluzioni, come dicevamo, geniali. La volumetria del bagagliaio può arrivare fino a 3.000 litri, quindi c'è davvero spazio per tutto e per ogni elemento della famiglia. Se Berlingo interpreta in pieno lo spirito anticonvenzionale di Citroën in tema di veicoli multifunzionali, la C4 Picasso definisce il lato più raffinato dei monovolume per la famiglia. Anche in questo segmento la casa francese presenta una nuova versione che mancava. C4 Picasso accoglie all'interno della propria gamma un nuovo cambio automatico denominato EAT6,
un cambio completamente riprogettato secondo tre argomenti di lavoro. Sicuramente la rapidità del cambio dei rapporti e delle marce, la velocità quindi è molto maggiore rispetto alla versione precedente, del 40% addirittura del 50% in alcuni casi, il controllo delle emissioni di CO2, quindi dei consumi che vengono ridotte di 13 grammi, che è un elemento molto importante per quanto riguarda un cambio automatico, e poi la compatibilità col sistema stop and start, che garantisce anche in questo caso consumi inferiori. Siamo nel cuore della Romagna, luogo d'elezione per le famiglie, ma anche per i giovani, gli appassionati di sport e di quello stile outdoor in cui Citroën si esprime al meglio. Ecco quindi un'iniziativa che accompagnerà per tutta l'estate chi sceglierà Cervia per vacanze, weekend o semplicemente per trascorrere una giornata al mare. Allora Eugenio, oggi abbiamo presentato Berlingo che si è rinnovato, abbiamo presentato un'importante novità su C4 Picasso, il cambio automatico, ma lasciacelo dire, fortunatamente le vetture non sono solo la sommatoria di fattori tecnici, design, c'è anche qualcosa di intangibile, un lifestyle. Spiegaci perché siamo qua, che è legato a questo. Ma è evidente, in effetti i marchi sono un po' come le persone, hanno un proprio DNA, dei propri valori, un proprio posizionamento, e questo va comunicato al pubblico, bisogna raccontare un po' quello che è il marchio, quello che è il suo posizionamento, quelli che sono i propri valori. E la cosa fondamentale per poterlo fare, prima di poter, come dire, raccontare chi si è creare una relazione con le persone, ed è per questo che si creano attività come questa. Il marchio Citroën ha scelto la Riviera Romagnola, ha scelto il Fantini Club di Cervia, uno, diciamo, dei bagni tra virgolette più importanti, più grandi e più dinamici della Riviera Romagnola, perché qui è il posto dove vogliamo creare relazione con le persone. Questo posto è estremamente interessante per noi perché in un certo senso anima e spiega molto bene quelli che sono un po' i due aspetti salienti del marchio Citroën, quello più lifestyle e glamour, come è proprio questa zona qua nel quale siamo noi, dove c'è il Cactus Bar e quindi c'è la vettura, la C4 Cactus, ma anche l'anima familiare, che è un po' proprio tipica anche della Riviera Romagnola. Bene, qui viene enfatizzato ancora di più, quindi un'anima lifestyle e glamour pensata per i giovani, pensata per gli sportivi, ma nello stesso tempo anche un'anima pensata per le famiglie, perché qui c'è una grande animazione per i bambini, un'attività proprio di cura dei bambini, e quindi lì abbiamo portato, oltre che tutta una serie di giochi per farli divertire, anche la C4 Picasso, che è la vettura pensata per le famiglie. Poi una chicca, la faremo vedere dopo, una vettura che qua è il classico caccio sui maccheroni, la due cavalli che arriva al mare, è uno spettacolo. Ma diciamo che dove c'è Citroën c'è due cavalli, nel senso che la due cavalli è la macchina che è un mito della storia dell'auto, è un'auto che tutti conoscono e che esprime perfettamente quella che è l'essenza del marchio Citroën. Un marchio generalista che però nella propria storia ha sempre creato degli oggetti innovativi, degli oggetti differenti per tecnologia, per design, per modalità d'uso. La due cavalli lo esprime perfettamente e come dire, lo spirito della due cavalli è ancora fortemente vivo all'interno del marchio ed è vivo anche nei prodotti del marchio. Pensiamo ad esempio alla C4 Cactus, che perfettamente interpreta un po' questo posizionamento, quindi un marchio generalista che comunque si definisce un po' differente, be different, ed lo vedete anche qua, Alfantini è un po', diciamo, il nuovo motto del marchio Citroën. Bene, be different, la Cactus lo esprime perfettamente perché è una vettura differente da quelle che sono, diciamo, le altre competitors del mercato per design, per tecnologia e per, ovviamente, anche per colorazioni e in un certo senso anche per tipo di pubblico, perché è un design veramente di grande personalità e quindi viene scelto da persone molto attente al design e persone che amano in un certo senso esprimere se stessi attraverso gli oggetti che comprano e che utilizzano, e Cactus lo fa al meglio. Quindi Eugenio, noi nonostante le apparenze non siamo ancora in vacanza, auguriamo buone vacanze ai fortunati che ci sono ancora, e qua al Fantini Club un'estate a tutta Citroën. Sì, io veramente invito le persone che passeranno dalla Romagna a venirci a trovare qui, perché comunque ci saranno animazioni, ci saranno gadget, ci sarà divertimento, ci sarà la possibilità di provare le vetture e quindi la possibilità anche, e ovviamente come sempre in vacanza, di rilassarsi e di riposarsi.